È una crisi che viene raccontata sui giornali, in televisione, che dice per gli uomini il cambiamento è una minaccia. Gli uomini sono in crisi perché le donne sono più libere, gli uomini sono in crisi perché è stato messo in discussione il loro potere. Ecco, noi dobbiamo smontare un po' questo racconto e provare a dire agli uomini che il cambiamento è anche un'opportunità per loro. Mette in discussione forse il loro potere, ma può aprire anche uno spazio di libertà. Maschi in crisi è il titolo del libro di Stefano Ciccone, presentato ad Arezzo nel Salone della Camera del Lavoro di via Montecervino, un'iniziativa organizzata dal coordinamento Donne SPI e CGL. La crisi non è sempre qualcosa depressivo, la crisi è la rottura e l'apertura di un nuovo spazio. In questo spazio gli uomini si possono guadagnare un cambiamento desiderabile anche per loro. Stefano Ciccone è anche fondatore dell'associazione Maschile Plurale, una rete di uomini impegnati in riflessioni e pratiche di ridefinizione dell'identità maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne. Perché noi uomini viviamo da quando abbiamo 3 anni in poi sempre sotto la pressione sociale della prestazione, del dimostrare che sei un uomo. A 3 anni ti dicono non piangere se no sei una femminuccia, e a 20 anni ti dicono che se non sei potente a letto non sei un vero uomo. Ecco, liberarci di questa ansia della prestazione, di questa ansia di dover sempre corrispondere a un modello astratto di virilità è una delle motivazioni che può motivare gli uomini al cambiamento. Il potere e il mito della virilità sono una gabbia per gli uomini e gli uomini possono uscire da questa gabbia e liberarsi da questa ansia continua di dimostrazione della propria virilità.